Poi questo io credo si ricollega a quello che diceva Rosalba prima, che è molto individuale. In realtà magari lui ha già un ottimo equilibrio alimentare e lui non lo sa, ma effettivamente già ha capito le cose che vanno bene, perché se tu, non so, mangi per esempio, che ne so, le lasagne forse, ecco, e hai fatto una partita, io non credo che poi stai così bene. Vero? Quello, perché il problema grosso degli alimenti sono i grassi, poi, che sono quelli che difficilmente la lunghezza della digestione è molto prolungata. Certo. Quindi il discorso di dire mangiare in un certo modo prima di un'attività fisica importante e poi mangiare poco condito e più leggero, cucinato in maniera più semplice. Ci sono dei trucchi molto semplici poi da seguire. Ma secondo te ci sono, perché adesso c'è tanta gente che parla del fatto che alla fine un sistema, per chi ovviamente non ha esigenze particolari, ma buono di alimentarsi, è proprio quello di cui parlava Davide, cioè seguire un po' quello di cui ha bisogno il fisico. Tu sei d'accordo o la ritieni più scientifica la cosa? Un goccino più scientifica la farei, ecco. Poi lui è ovviamente sportivo, ha un ottimo magari equilibrio, digerisce benissimo, non ha problemi di esofagite, di reflusso, di gastrite, sai, perché poi ci sono tante cose che sono da mettere insieme, no? Magari soffri di colite, per cui stai attento su alcuni alimenti, non mangi la verdura perché poi puoi avere problemi di flatulenza, cioè sono tutte delle cose da tenere presenti in uno sportivo, specialmente chi fa agonismo. Certo. Però al di là di quello, poi ci sono degli apporti abbastanza banali e specifici, vuoi, non so, il 50% di carboidrati, il 20% di proteine, il 30% di lipidi, questa è la regola un po' per tutti. Ma varia anche variare, o col sesso? Varia la quantità con l'età, cioè il nostro metabolismo si riduce effettivamente purtroppo ogni 10 anni, noi perdiamo un pochettino del nostro consumo, quindi il trucco è quello di aumentare l'attività fisica, non è quello di ridurre il cibo, perché sennò poi verso i 50 non mangi più. È quello che insegno molto ai giovani, dico: ragazzi, non riducete troppo l'alimentazione, perché poi diventa drammatico a 50 anni, perché a 20 è facile dimagrire, assolutamente, a 50 è molto più difficile, quindi imparare a consumare di più. A